Al Mulino Pacifico lo spettacolo La Bottega del Caffè. Vediamo il servizio. Trappola? Dov'è il vostro padrone? Non lo so, vengo alla bottega. Mio marito dunque ha giocato tutta la notte. Dove l'ho lasciato ieri sera, l'ho ritrovato questa mattina. Maledettissimo vizio! E ha perso 130 zecchini. Così dicono. Un degnissimo gioco. Raffinata presenza scenica e notevole bravura per gli interpreti della commedia di Carlo Goldoni, La Bottega del Caffè, spettacolo della compagnia Blu Teatro con la regia di Luca Bargagna, attore sul palco assieme alla sannita Viviana Altieri, Vincenzo D'Amato, Michele Lisi, Elisabetta Mandalari, Luca Mascolo, Massimo Odierna e Sara Putignano, in scena per la stagione invernale Obiettivo T, organizzata dalla Solot, compagnia stabile di Benevento, al Mulino Pacifico. Non sarà mai vero che io la lasci precipitare? No, non posso più. Oh, ora sto bene. Dalla finestra mi parve sentire la voce di mio marito. Se egli fosse qui sarei giunta bene in tempo a svergognarlo. Evviva la bella fortuna del signor Eugenio! Evviva! Animo, prenda questo che non sarà niente. Io mi sento morire. Via di qui! Aiuto! La vicenda si svolge a Venezia nel Settecento, in un'ampia piazza con tre botteghe, quella al centro del caffè, quella a destra di un parrucchiere, quella a sinistra di un biscazziere. Lì vicino c'è anche la casa della ballerina e una locanda. In tale opera notiamo gli aspetti negativi o positivi dell'ascesa della borghesia. Comandate caffè? Comandate niente? Dite! Non ho bisogno di caffè, ma di pane. Come? Ma cosa fa qui? Eccomi qui, strascinata dalla disperazione. Ma che storia è questa? A quest'ora in maschera! Ma cosa dite? Che bel divertimento! A quest'ora in maschera. Signora, andate a casa vostra! Io andrò a casa e voi? Resterete al divertimento? Voi andate a casa, io resterò dove mi piacerà di restare. Bella vita, signor consorte. Una scenografia semplice ed essenziale, quella della Bottega del Caffè, di proprietà di un certo Ridolfo, saggio, onesto ed equilibrato personaggio, accompagnato dal suo aiutante Garzone di nome Trappola. In quel luogo si incontrano diversi personaggi e la storia prende piede e si sviluppa proprio tra quelle mura. Troviamo Eugenio, giovane, ricco, irresponsabile, che perde fior di quattrini al tavolo da gioco e ci ricasca sempre. Poi c'è sua moglie Vittoria, che lo ama e soffre nel vederlo in quello stato. Flaminio, un baro che ha piantato la moglie Placida a Torino e si è rifugiato a Venezia sotto il falso nome di Conte Leandro. E la ballerina Lisaura, sua fidanzata. La stessa Placida, la moglie abbandonata dal conte Leandro in cerca di suo marito, si farà viva travestita da pellegrina. Poi c'è Don Marzio, lo spione, il pettegolo, la mala lingua che mette zizzania e che non vive senza fare inciuci. E infine Pandolfo, biscazziere e strozzino che pratica anche l'usura approfittandosi della debolezza di Eugenio. 120 braccia, dire 13 a braccio, 3 via nulla, 1 via 1, 2 via 3, 6, 3. 120 braccia, 13 a braccio, 3 via 1, 1 via 3, 6, nulla, 6, 2, 3, 5, 1, 1560 lire! 70 cecchini e 20 lire. Senza la sinserina. L'ingenuo mercante Eugenio ha la passione per il gioco d'azzardo, fino a trascurare la moglie Vittoria. Flaminio Ardenti, cioè il conte Leandro, lo truffa grazie al suo ruolo di baro nella bisca di Messer Pandolfo. Sarà proprio Eugenio ad aiutare la pellegrina Placida in cerca del marito Flaminio. Ad intervenire intanto, ingarbugliando la situazione, giunge Don Marzio che, con le sue chiacchiere, nutre disaccordi e incomprensioni. Fortunatamente l'onesto Ridolfo risolverà le liti matrimoniali di Eugenio e Flaminio, mentre il biscazziere Pandolfo verrà arrestato, poiché Don Marzio aveva rivelato alla polizia tutte le intese truffaldine nella bisca in accordo con Leandro. Don Marzio, umiliato e attaccato alla fine da tutti i personaggi, decide allora di cambiare costume e città,
facendo trionfare la giustizia, due coppie ricomposte e due sposi che hanno ritrovato la retta via. Il finale è positivo. Eugenio ritorna dalla moglie, Lisaura, tradita da Leandro con il quale doveva sposarsi, lo caccia di casa. Leandro, ritrovato dalla moglie, si immergerà in una vita onesta. Don Marzio, quasi pentito, come detto, abbandona la città in quanto la sua lingua gli ha acquistato l'infamia che è il peggiore dei mali. Si fa vivo quindi il teatro settecentesco di Goldoni, in una esposizione affiancata da musiche adatte al contesto. Uno spaccato di vita di tutti, simboleggiato da ogni personaggio con caratteristiche precise. Tutto questo per riformare e mettere assieme i tasselli che compongono la società odierna e del passato in ogni sfaccettatura. Goldoni è vivo, anche oggi, come hanno dimostrato gli attori della Blu Teatro. Prossimo appuntamento in cartellone, Luci della città, Stefano Cucchi, di Pino Carbone e Francesca De Nicolais, il 28 e il 29 marzo al Mulino Pacifico.